Allora, buonasera a tutti. È con piacere che diamo il benvenuto al professor Giuseppe Crimi, che oggi ci illustrerà appunto il dodicesimo canto del Purgatorio. Mi presento anch'io perché con la lunga sospensione Covid che c'è stata, forse alcuni di voi non mi identificano direttamente, ma sono Franco Suitner, sono uno dei consiglieri appunto della società dantesca italiana. Ecco, siamo lieti che il professor Crimi abbia accettato il nostro invito. Il professor Crimi è uno studioso soprattutto di letteratura italiana dei primi secoli. Ha studiato prima all'Università La Sapienza di Roma, poi a quella di Roma 3, dove attualmente è professore ordinario di letteratura italiana. Ha una grandissima bibliografia al suo attivo, che qui io non tento neanche, insomma, di riassumervi. È uno dei maggiori studiosi del Burchiello, a cui ha dedicato una bibliografia molto importante. E ha sempre rivolto la sua attenzione anche a tutta la tradizione, diciamo, della linea comica della letteratura medievale italiana, quindi anche in qualche modo all'indietro e anche negli sviluppi successivi, per esempio Berni. È studioso di Pietro Aretino, di cui è stato editore critico appunto di alcune opere. Attività, ha organizzato tutta una serie di importantissimi convegni, tra cui ultimi quelli su Marco Lamberti o sulla tradizione appunto della invettiva. Anche Dante comunque è sempre stato in qualche modo nel mirino appunto dei suoi studi. Ha tenuto una delle relazioni a un convegno che abbiamo fatto qui alcuni anni fa sui personaggi della Divina Commedia, vero? Riguardante i maghi e gli indovini, ma anche nell'ultimo numero della nostra rivista Studi Danteschi c'è un suo intervento sul diavolo Farfarello. Crimi ha una particolare attenzione così ai personaggi minori, in qualche modo appunto di nicchia, insomma, delle opere letterarie. Ha curato anni fa una pubblicazione che vi raccomando se siete appassionati di Dante, perché è curiosa, sugli animali della Divina Commedia, insomma, l'ha curata lui con l'intervento di altri autori ed è pubblicata appunto dall'editore Carocci. Ecco, mi interrompo qui, vi dicevo, ha una biografia molto ricca, non potrei descrivervela nei particolari, ma oggi ci parlerà appunto del dodicesimo del Purgatorio e io sono molto lieto che abbia accettato il nostro invito. Dimenticavo di dirgli che offriamo naturalmente, come sempre, la medaglia Ricordo, appunto con inciso il suo nome, della Società Dantesca Italiana. Ecco. Grazie, grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie a Franco Switter per la presenza generosa, grazie alla Società Dantesca Tutta appunto per l'invito. Grazie, grazie davvero, sono molto onorato di essere qui con voi. Questa lettura è dedicata ad Achille Tartaro, con il quale quasi 30 anni fa ho iniziato a studiare filologia e critica dantesca alla Sapienza, Università Sapienza di Roma. E Tartaro, proprio sul canto dodicesimo del Purgatorio, ha tenuto una lezione, una lettura che è stata pubblicata nel 2001 e poi ha trovato una nuova sede nel volume Cielo e Terra, Saggi Danteschi, uscito nel 2008. Dunque, il canto dodicesimo del Purgatorio costituisce
Sì, il canto dodicesimo, dicevo, costituisce l'ultima parte di un trittico iniziato con il canto decimo e proseguito con il canto undicesimo, un trittico dedicato alla superbia. Proprio nel canto decimo vengono illustrati tre esempi di umiltà: Maria, David e Traiano. Vedremo come si tratti di una triade importante, perché il secondo di queste figure, cioè David, rappresenta il contraltare rispetto a un'altra figura che incontreremo nel dodicesimo, Saul. David, esempio di umiltà, Saul di superbia. Dicevo, il canto decimo prosegue con il canto undicesimo, che si apre con il Padre Nostro dei Superbi. Nel canto mediano, cioè nel canto undicesimo di cui si è parlato nel precedente incontro, Dante riconosce Oderisi da Gubbio e avvia una riflessione sulla gloria degli artisti e sulla vanagloria che procede dalla superbia. E tratta di Provenzan Salvani. Di questo, naturalmente, dicevo, ha parlato chi mi ha preceduto, ma strettamente correlato con il canto undicesimo è il canto dodicesimo, e non soltanto per questioni di natura tematica. Veniamo in breve all'argomento del nostro canto. Dante e Virgilio giungono alla prima cornice, dove hanno modo di osservare scolpiti sul pavimento 12 o 13 esempi di superbia punita, che calpestati fungono da ammonimento e invitano pertanto all'umiltà. Dante finalmente affronta il peccato della superbia in maniera molto più articolata e complessa rispetto a quanto aveva fatto nella cantica precedente. Le sculture di cui Dante parla sono sculture di opera divina, sono sculture straordinarie, superiore a qualsiasi impresa umana. A conclusione di questo percorso si manifesta l'angelo dell'umiltà, che cancella la prima P dalla fronte di Dante. Da qui i due viatores riprendono il percorso lungo una scala stretta, mentre nell'aria si diffonde il canto Beati Pauperes Spiritu. Il canto dodicesimo del Purgatorio è così bipartito in due sezioni ben distinte. Nella prima abbiamo appunto l'illustrazione degli esempi di superbia punita, e nella seconda il passaggio nella cornice degli invidiosi, quindi una suddivisione ben chiara. È un canto privo di personalità o personaggi particolarmente caratterizzati. Le descrizioni, appunto, che Dante offre sono descrizioni di personaggi dell'antichità nel giro brevissimo di una terzina. Allora, detto questo, appunto, indicata questa struttura piuttosto chiara, appunto, prima parte dedicata agli esempi di superbia punita, seconda parte passaggio nella cornice, va ricordato che il canto dodicesimo del Purgatorio è un canto che negli ultimi tre decenni ha conosciuto una rivalutazione da parte della critica. Gli interventi hanno, utilizzando tutta una serie di fonti scritturali, classiche, patristiche, omiletiche, hanno rivalutato, dicevo, questo canto, che in genere appunto era stato considerato una sorta di luogo di passaggio, ma appunto l'attenzione e il richiamo a fonti puntuali ha dato conto di questa straordinaria complessità del dodicesimo canto. Ed è un'attenzione che nasce anche da una rivalutazione del visibile parlare, cioè dell'attenzione di Dante per l'ekphrasis, per la descrizione di opere d'arte. Nel caso specifico mi riferisco al bel volume di Laura Pasquini del 2020, che tratta appunto dell'arte figurativa nella commedia. E appunto nel volume della Pasquini trovate una sezione specifica dedicata anche al nostro canto purgatoriale. Si diceva della critica, appunto. Il nostro canto conosce una rivalutazione critica a partire dal 1915, con un contributo di Ernesto Giacomo Parodi, a cui hanno fatto seguito altri studi. Qui cito molto rapidamente quelli di Aldo Vallone, per esempio,
oppure appunto il già citato Achille Tartaro, John Scott per venire a tempi più recenti, Lucia Battaglia Ricci, Francesco Bausi e da ultimo Niccolò Maldina. Tra questi studi che ho menzionato, in particolare va ricordato quello di Lucia Battaglia Ricci, perché apre una serie di prospettive inedite e di piste particolarmente istruttive. Quindi rimando nello specifico per la lettura dei singoli passi a chi mi ha preceduto, perché la maggior parte di queste letture si offre in maniera analitica la lettura del canto, soffermandosi sulle singole terzine o sui singoli versi. Come detto, nel canto, all'interno appunto del dodicesimo, viene affrontato il peccato più grave, quello della superbia. John Scott ha insistito su, cito, questa netta opposizione semiologica tra il verticale e l'orizzontale che, cito ancora, illustra di fatti in maniera concreta e visiva la profezia di Cristo. Chi si esalta verrà umiliato e invece chi si umilia verrà esaltato. È un passo di Luca 13:11 che in genere viene addotto dagli studiosi. Una frequente opposizione alto e basso che è esemplificata da vari lemmi impiegati all'interno del canto. Dritto del verso 7 e chinati del verso 9, ad esempio. O dalle espressioni volgi gli occhi in giù del verso 13 e drizza la testa del verso 79. Il canto presenta oltremodo una serie di metafore, la metafora del viaggio per il mare oppure quella del volo, che rimandano naturalmente al ventisesimo dell'inferno, Ulisse, la figura onnipresente, l'alter ego di Dante. E contestualmente, insieme a questi richiami alle metafore del viaggio e del volo, abbiamo anche richiami all'umiltà che preannunciano la figura di Francesco. Inoltre, il canto dodicesimo è sì un canto sommessamente meditativo, come dichiarava Tartaro, e come vedremo costruito con puntuali simmetrie, ed è fortemente concentrato sulla dimensione visiva e sui movimenti e sul simbolismo del cammino pedestre. Quindi vedrete, mi soffermerò su questi elementi in particolare che a mio avviso vanno rivalutati all'interno del significato stesso del canto. Allora partiamo dai primi versi che si aprono con una similitudine che si sofferma sui buoi. Il bue è un animale che nell'antichità gode di una simbologia piuttosto variabile e complessa, si va dalla lussuria alla forza a quella invece all'elemento che noi interessa, ossia l'umiltà, la mansuetudo. Ci sono due bei volumi curati da Maria Pia Ceccarese intitolati Animali simbolici, proprio sulla simbologia degli animali nelle scritture, e si ha conto in una scheda specifica anche del simbolismo appunto del bue. Nel nostro caso, il caso specifico, il bue è emblema di umiltà e di mansuetudine. Il significato si incontra nei padri della Chiesa. Gregorio Magno, per esempio, dichiara che in bobus humilitas dicta est, appunto, è stata appunto sì, l'umiltà è stata utilizzata per esprimere appunto il popolo di Israele. Non solo, perché questa stessa espressione di Gregorio Magno viene impiegata successivamente da Rabbano Mauro nel De Universo e viene accolta quasi in maniera pedissequa. E non soltanto Gregorio Magno e Rabbano Mauro, ma fino a Garnerio di San Vittore ed altri. Si giunge addirittura a Sant'Antonio da Padova, che in uno dei suoi testi omiletici spiega che in bobus mansuetudo misericordie. Quindi il bue come emblema di umiltà, di mansuetudine. Umiltà che anticipa quanto si dirà più avanti dei pensieri di Dante, e chinati e scemi al verso 9. Allora, verso 1 si utilizza l'immagine dei buoi e del gioco.
Il gioco rappresenta un elemento altrettanto simbolico, soprattutto per un uomo medievale. John Scott e Giuseppe Led hanno richiamato in maniera persuasiva e pertinente il passo di Matteo 11, 28, 30. Il gioco tornerà nell'affresco, ecco avanti, nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti, nel particolare proprio della Superbia. A questo proposito, Gabriella Piccinni, in una recente monografia intitolata Operazione Buon Governo, dedicata alle celebri allegorie, fa osservare, cito, «le spalle della Superbia si sono liberate dal giogo che la vorrebbe sottomessa, mite e umile come un animale da tiro. Quel giogo che dovrebbe stare sulle sue spalle, quasi reinterpretando il masso che doma la testa dei superbi nell'undicesimo canto del Purgatorio. La giovanetta lo mostra nella mano sinistra e lo agita, sciolto e sgangherato. E ancora, Piccinni, eppure se guardiamo bene il gioco retto in mano dalla superbia, notiamo che un'importante opposizione è nascosta in quell'oggetto che, come altri, potrebbe essere del tutto funzionante. Basti qui osservare che il gioco cattivo della superbia, perfetto ma squilibrato, sciolto, sghembo e dall'assetto invertito, non è in grado di far camminare insieme i due buoi del tiro. Quindi gioco legato alla superbia, il gioco è lo strumento che deve rendere mansueti gli animali e naturalmente gli uomini. Più recentemente Niccolò Maldina ha richiamato l'esistenza di un sintagma, iugum humilitatis, cioè il gioco dell'umiltà. Bene, sicuramente una tessera importante alla quale se ne può affiancare un'altra, perché Brunetto Latini nel Tresor parla di gioco delle virtù ed è un recupero molto probabilmente da Valerio Massimo, Dicta et Facta Memorabilia 296, in cui appunto si usa la stessa espressione, il gioco della virtù, cioè il gioco come elemento che ha una funzione ben specifica, quella di indirizzare verso la virtù. Bue e gioco quindi sono soltanto i primi lemmi domestici e bassi che trattano dell'umiltà, caratteristica appunto che percorre l'intero canto. Insieme diciamo demotica, calcagne. Dopo questo avvio con gli elementi umili e bassi, appunto coerenti con il sistema del canto, Dante offre una serie di richiami alla navigatio, che naturalmente implica l'allusione già detta appunto a Ulisse. Proseguendo nella lettura si incontra un passo, il passo in cui Virgilio dialoga con Dante e lo invita a rivolgere lo sguardo al fondo sul quale poggiano i suoi piedi, dove vedremo sono rappresentate scene di superbia punita. Dante evoca l'associazione con le tombe scavate nella terra, che recano incise parole e immagini di ciò che i defunti sono stati. In una terzina sente il bisogno di precisare che spesso, a causa di queste iscrizioni o figure, si piange per il ricordo che tocca soltanto i cuori pietosi. Ecco, queste sono le due terzine. Sono terzine assai note che rileggiamo. Come perché di lor memoria sia, sovra i sepolti, le tombe terragne, porta segnato quel che egli era pria, onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza che solo ai pii dà delle calcagne. Parodi aveva definito i versi, cito, bellissimi e, ancora, sui quali si stende quasi un'ombra di grigio e dentro vi si mormora un tenue filo di lacrime. Qui interessa la forza straordinaria dell'espressione per la puntura della rimembranza, metafora equestre del ricordo, secondo le parole di Roberto Mercuri, che fanno tesoro di una tradizione esegetica ormai accreditata. Metafora su cui si può brevemente indugiare.
Vero è che Dante anche in altre occasioni si serve di immagini simili, metafore dell'equitazione appunto. E Aldo Vallone aveva istituito un legame con Purgatorio 8.4.5, che lo nuovo peregrin d'amore punge. Ma si potrebbero includere nel piccolo dossier altri casi. Penso alla punta del disio, Paradiso 22.26, studiata da Lino Pertile, oppure Purgatorio 21.4.5, e pungeami la fretta per l'impacciata via dietro al mio duca. O ancora al sonetto a Cino, io sono stato con amore insieme, verso 12, ben po' con novi spron punger lo fianco. Una serie di schede sono state raccolte da Luca Marcozzi nel contributo La guerra del cammino, a cui rimando. Eppure il sintagma del verso purgatoriale, appunto la puntura della rimembranza, sembrerebbe essere codificato, o comunque parte di un patrimonio retorico comune. Proprio la punta del disio, proprio come la punta del disio. Penso per esempio a Beda, il venerabile, che nella vita metrica di Sancti Cumberti scrive: perenni memorie stimulo compungar. E la stessa immagine, la stessa espressione, torna nel De Contemptu Mundi di Innocenzo III. Ut stimulus memorie pungat ad penam. E chissà che è proprio il verso dantesco che alcuni hanno voluto considerare una sorta di espressione preleopardiana o mettere in relazione alle corrispondenze d'amorosi sensi di Foscolo, chissà se proprio questo verso di Dante non riecheggiasse nella memoria di Giorgio Caproni quando il poeta livornese scriveva della spina della nostalgia. Si diceva in apertura degli esempi di superbia punita, tratti dalle sacre scritture e dalla letteratura profana. Esempi che iniziano con Lucifero e terminano con Troia, in una sorta di via crucis, secondo una recente definizione di Andrea Torre. Si è discusso e si continua a discutere sul numero di questi esempi. Battaglia Ricci è dell'opinione che si tratti di 13, Scott di 12 e così Giorgio Inglese. A favore del numero 12 vorrei ricordare che proprio 12 erano i gradi dell'umiltà secondo Benedetto da Norcia, che ne tratta nella Regola, e 12 erano i gradi di umiltà e di superbia secondo Bernardo di Chiaravalle, che ne tratta nel Liber de Gradibus Humilitatis et Superbie, che era già stato segnalato da Busnelli nei primi del Novecento. Nella Regola di Benedetto, che viene citata espressamente, ripeto, da Bernardo, dicevo, nella Regola di Benedetto si indica il modello prevedibile per questa scala, cioè la scala di Giacobbe. La scala dell'umiltà, con i 12 scalini, trova una traduzione anche in immagini. Ecco, quella che trovate qui è la riproduzione di un manoscritto abbastanza noto, il Passionale dell'Abbadessa Cunigonda, conservato a Praga, in cui sono raccolte le armi, le cosiddette armi di Cristo. E nella parte destra trovate questa scala, appunto la scala dell'umiltà, e trovate ec scala habens duodecim gradus humilitatis. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il numero 12 aveva un forte simbolismo riconosciuto fin dall'antichità e che veniva applicato anche alla tradizione biblica. A questo simbolismo si aggiunga che altri testi della patrologia depongono a favore del numero 12. 12 sarebbe poi il multiplo di 3, il cui valore simbolico è stato già saggiato nel canto decimo. E forse non è soltanto una casualità che i 12 esempi di superbia punita si collochino nel canto dodicesimo del Purgatorio, secondo appunto una serie di richiami che sono cari a Dante soprattutto in questo canto. Qui si assiste appunto all'indicazione, alla scritta uom, che è data dalle terzine. Successivamente, nello spazio di pochi versi, Dante impiegherà una serie di anafore, appunto, che adesso avevo annunciato poco fa, inaugurate da Vedea,
versi 25, 28, 31 e 34. Il verbo viene preannunciato dal veder del verso 15 e dal vidio del verso 22 e seguito dal vide del verso 68 e ancora veggiate del verso 72, vedi dei versi 79 e 80. Attraverso la vista si compie dunque il primo passo verso la purificazione. Comprensibile anche l'insistenza sulla postura chinata di Dante, che è espressione di umiltà, ai versi 9, 69 e 71, che si riallaccia, come è stato notato, al precedente canto, Purgatorio 11, versi 73 e 78. Ascoltando io chinai in giù la faccia, a me che tutto chin con loro andava. Dunque, affrontata la questione che riguarda il numero delle possibili scene, veniamo agli esempi di superbia punita. Nei precedenti contributi ci si è soffermati nel dettaglio, in maniera anche molto intelligente, sulle fonti dantesche degli episodi di superbia citati. Appunto, ho menzionato in apertura riferimenti alle scritture e ai miti classici. Oppure, come è stato fatto a John Scott, ci si è interrogati dove Dante abbia potuto vedere esempi di un'arte, di un realismo tale da spingerlo a questa forma di iperbole. Vi ricordo appunto che Dante insiste sulla straordinaria vivacità di queste immagini, che nessun uomo sarebbe in grado di eseguire. Maldina ha rilevato anche che nella Summa di Peraldo gli esempi di Lucifero, Saul, Roboamo, Sennacherib e Oloferne sono disposti nel medesimo ordine fissato da Dante. Quindi diciamo una serie di possibili soluzioni a questo gruppo di terzine, ripeto, su cui si è scritto e probabilmente si continuerà a scrivere. Vorrei però spostare l'attenzione su un altro punto. È vero sì che gli episodi e menzionati sono stati in gran parte riconosciuti, dicevo, come esempi di superbia nella tradizione letteraria e religiosa, ma vorrei guardare alla questione da una prospettiva differente. Cioè, mi chiedo, esistono attestazioni figurative degli episodi in questione legati alla superbia? Cioè, tradotto in altri termini, un lettore colto della commedia si sarebbe trovato davanti a una resa iconografica del tutto inedita o già avrebbe potuto vedere in passato immagini appunto legate alla superbia? Allora, il punto di riferimento per una riflessione di questo tipo deve essere naturalmente, in prima battuta, il volume di Casagrande Vecchio sui sette peccati capitali, che in genere viene citato. Ma per affrontare la questione anche da una prospettiva diversa, ho fatto ricorso a un altro volume uscito qualche tempo fa di Reidenmeister, un volume dedicato alla superbia e alla raffigurazione di Narciso nelle miniature, appunto, principalmente della cultura medievale. Si tratta appunto di questo volume che presenta un ricco corredo iconografico. Insieme a questo naturalmente esiste tutta una tradizione di studi sulle allegorie delle vizie e delle virtù, tra cui un vecchio volume del 1939 stampato appunto inizialmente in tedesco e poi tradotto in inglese di Katzenellenbogen, Katzenellenbogen. Bene, questo volume si fermava in particolare sulla lettura di allegorie e dei vizi nella cultura medievale. Ora, affrontando quindi la questione da questa prospettiva, occorre chiedersi se alcuni di questi esempi, un po' di superbia, fossero raffigurati, cioè se le descrizioni di Dante avessero un minimo di corrispondenza nell'arte figurativa coeva. Giorgio Inglese, a proposito del primo esempio di cui vorrei parlarvi, cioè quello di Saul, che leggiamo, «O Saul, come in sulla propria spada quivi parevi morto in Gelboè, che poi non sentì pioggia né rugiada».
Giorgio Inglese, dicevo, sulla scorta di Auerbach, che aveva dedicato in maniera puntuale a questi versi un contributo, ricorda come già Gregorio Magno, come già da Gregorio Magno Saul sia considerato esempio di superbia. È una tradizione, ripeto, letteraria, patristica, abbastanza consolidata. Tuttavia, credo che ai fini della una piena comprensione del passo dantesco si possa allegare questa raffigurazione. Allora, si tratta di una raffigurazione proveniente dal Glossarium Salomonis, conservato in un manoscritto del XII secolo, monaco, in cui trovate sulla sinistra, non so se la resa grafica sia abbastanza chiara, sulla sinistra, nella porzione sinistra, trovate Saul, appunto, che si suicida proprio come appunto è indicato nel primo libro di Samuele 31:14 e nel secondo libro di Samuele, appunto, in un'altra sezione. Ciò che è interessante, appunto, vado nel dettaglio, che forse si riesce a leggere in maniera, ecco, decisamente migliore. Ciò che è interessante è che sulla destra voi trovate una figura sopra la quale si legge l'indicazione Gloria. Allora, chi ha studiato questo manoscritto ha osservato che quel Gloria in realtà è da intendersi come superbia. Quindi l'immagine in questione è un'immagine, appunto, che esemplifica uno dei casi scritturali di superbia, e quindi immagine che circolava, ed è interessante proprio il fatto che, torno indietro al verso dantesco, fotografa l'impunto, forse il momento decisivo. Saul, come in sulla propria spada, qui vi parevi morto in Gelboè, che poi non sentì pioggia né rugiada. Ecco, vedete, Saul che viene fotografato mentre si sta suicidando. Nella parte superiore leggete Deus superbis resistit humilibus dat gratiam, è una citazione dalla prima lettera di Pietro 5:5. Il secondo esempio in questione riguarda Oloferne. Leggo il passo. Mostrava, sta parlando del duro pavimento, il pavimento in marmo, mostrava come in rotta si fuggiro gli Assiri, poi che fu morto Oloferne, e anche le reliquie del martiro. Siamo ai versi 58 e 60. Anche in questo caso gli studi sulle allegorie della superbia ci aiutano. Questa raffigurazione proviene da un manoscritto del XII secolo, Speculum Virginum, conservato alla British Library di Londra, in cui trovate nella parte centrale l'allegoria dell'umiltà che uccide la superbia, e sul lato destro avete Giuditta che uccide Oloferne. In maniera piuttosto distinta, appunto, si vede Giuditta che reca in mano la spada e Oloferne ai suoi piedi. Vi faccio osservare, questo perché ci aiuterà anche a capire gli sviluppi del canto, il fatto che Giuditta sia appoggiata con le piante dei piedi su Oloferne, in una posizione, appunto, di vittoria, di dominio. Dunque, ho allegato questa immagine, ne allego anche un'altra, per dimostrarvi come di fatto si trattasse di un'iconografia consolidata negli studi, appunto, specialistici. Di questa immagine si offrono numerosissimi esempi. Questo che vedete qui proviene da Troyes, dalla Biblioteca Municipale, ed è un manoscritto della fine del XII, inizi del XIII secolo. Ancora una volta vedete l'allegoria dell'umiltà sulla quella della superbia, e al lato destro Giuditta, che naturalmente poi Dante collocherà altrove, come sappiamo, e su Oloferne. Dunque, i due casi dimostrano che almeno, appunto, in questi due esempi esisteva una tradizione precedente, quindi un lettore accorto, avveduto, sapeva che le immagini della superbia avevano la tradizione letteraria dell'immagine, avevano una resa iconografica.
Questo non significa naturalmente collegare direttamente i versi danteschi a queste immagini, ma significa appunto che esisteva un orizzonte d'attesa ben preciso. E vengo a un'altra questione che mi preme rilevare, dopo i casi appunto di Superbia, si legge una terzina particolarmente fortunata, nella quale Dante spiega la straordinaria appunto vivacità di queste immagini. Ecco qui, versi 67-69. Dopo la descrizione di Superbia, appunto, la terzina si concentra sulla loro resa. Morti li morti, e vivi parean vivi. Non vide mai di me chi vide il vero, quant'io calcai finché chinato givi. Allora, si tratta di una terzina che mi ha incuriosito perché quel verbo calcai, che se appunto letto con attenzione può essere particolarmente fruttuoso e istruttivo. Il richiamo di questi versi alla straordinaria vivacità delle sculture è un topos abbastanza antico ed è stato indagato di recente anche da una splendida monografia di Monica Pugliara intitolata Il mirabile e l'artificio, creature animate e semoventi nel mito e nella tecnica degli antichi. Non sto dicendo che in questo caso Dante parla di sculture animate, ma nel contributo della Pugliara si parla nella prima sezione di appunto del motivo della scultura così vivace da apparire viva. Dunque, tuttavia, dicevo, pare più utile soffermarsi su quel verbo impiegato da Dante, calcai. In altri casi si è assistito a una scena in cui Dante calpesta un dannato, Inferno 23, 111-123. Ma nella scena purgatoriale i richiami appaiono ben differenti. Più di un secolo fa Ernesto Giacomo Parodi osservava a proposito degli esempi di Superbia, e cito: «Sono sul pavimento affinché le anime, che procedono innanzi lente lente, oppresse ciascuna sotto il peso di un macigno col volto a terra, possano vederli e meditarli». Ma non è forse una sottigliezza riconoscere in questa disposizione anche un altro pensiero? Agli umili scolpiti in alto rilievo sulla parete, e cioè in certo modo esaltati, si contrappongono i superbi, scolpiti in basso rilievo sul pavimento, calpestati da chi passa, in certo modo umiliati. Quindi, se capiamo bene, i superbi sono oppressi dal peso, i superbi stessi a loro volta calpestano con i piedi esempi di superbia. A proposito dei versi del Purgatorio, Scott rilevava, e cito: «Comunque sia, dovremmo essere colpiti dalla forte opposizione simbolica che illumina la via penitenziale percorsa dai superbi, in quanto gli esempi di umiltà sono posti verticalmente per le anime ricurve, mentre quelli di superbia sono collocati da basso e sono perciò orizzontali. Sicché il pellegrino, videbat, qui viene citato Benvenuto da Imola, videbat alta gloriam eorum sub pedibus conculcatam». Battaglia Ricci richiama il Liber de gradibus humilitatis et superbie, e Francesco Bausi, che intitola la lettura di Purgatorio 12 L'orgoglio dei superbi calpestato, osserva: «La loro diversa collocazione, gli esempi di superbia in basso sul pavimento, quelli di umiltà disposti lungo la parete e dunque elevati da terra, rispecchia il capovolgimento operato da Dio, che umilia chi si esalta ed esalta chi si umilia. E che, come sta scritto nel Magnificat, dispersit superbus et deposuit potentes de sede», cioè Dio abbassa e deprime la superbia e gradisce ed esalta l'umiltà, come scrive il Vellutello. E ancora Bausi precisa: «Pare chiaro che Dante calpesti le figure intagliate. Usa infatti al verso 69 il verbo calcare, e Virgilio, al verso 15, gli aveva detto di ficcare gli occhi nel letto delle piante sue. E ciò fa parte della punizione della superbia, perché, come scrive Cristoforo Landino, coloro che vollono sempre ire sopra gli altri, degna pena è la loro, che gli altri vadin sopra di loro.
chi, cioè invita, volle calpestare Dio e il prossimo, ora è condannato a essere calpestato, in una sorta di contrappasso, dalle umili anime dei penitenti, le quali a loro volta sono costrette a fissare lo sguardo senza sosta nel memento costituito da quei drammatici esempi di superbia finita e punita, si badi, già sulla terra prima che nell'aldilà. Finita la citazione. E ancora, per Roberto Mercuri, cito, la collocazione degli esempi di superbia sul pavimento significa simbolicamente che questo peccato, radice di tutti gli altri, va calpestato per poter proseguire nel cammino di purgazione dei restanti vizi. Fine citazione. Sono rilievi tutti estremamente pertinenti e tuttavia possiamo aggiungere qualche altro dato che possa aiutare a cogliere in maniera più puntuale l'azione di Dante personaggio. Interessa nello specifico quel riferimento ai piedi. I piedi sono una parte del corpo segno di umiltà. Nel 1863 Niccolò Tommaseo dedicò un articolo specifico intitolato Le ascensioni di Dante proprio ai piedi, al cammino, ai passi. Secondo Bernardo di Chiaravalle, nel Liber de Gradibus, che ho già citato, i piedi pigri o i piedi della superbia non sono adatti ad ascendere alla verità. In Dante interessa anche il riferimento alle azioni che i piedi compiono, ossia camminare e calpestare. Ricordate che anche l'Inferno 1 inizia con riferimento ai piedi. E qui, nello specifico, nel canto 12 del Purgatorio, Dante precisa: «Io m'era mosso e seguia volentieri del mio maestro i passi», verso 10-11, e più avanti, versi 13-15, ed egli mi disse: «Volgi gli occhi in giù e buon ti sarà per tranquillar la via vederlo letto delle piante tue», come aveva osservato Bausi. E aggiungerei anche la locuzione «dar delle calcagne», oltre al verso 121, in cui si richiama, appunto, verso 124, non 121. Ma, ripeto, l'elemento che preme il nostro discorso è quello del verso 69. «Quanti io calcai finché chinato givi». È un verbo che si può far dialogare con una recente monografia scritta da Virtus Zallot, «Con i piedi nel Medioevo, gesti e calzature nell'arte e nell'immaginario». È interessante il volume della Zallot perché, leggo molto brevemente l'indice, affronta le questioni legate non soltanto ai piedi ma anche alle calzature. Qui si parla di piedi difformi e deformi, piedi che soffrono, scalzi e calzati, i piedi dei poveri, lavare i piedi, levare i calzari e i calzari levati, piedi da riverire, appoggi, l'arte delle scarpe nell'arte. Ma c'è un capitolo in particolare che fa al caso nostro, e questo capitolo si intitola «Piedi che calpestano». Chiara Fruconi aveva scritto a proposito di questo libro che si tratta di un libro assai originale e a larghi tratti divertente, che si occupa seriamente soltanto di piedi, di scarpe, di ciabatte e calzature, abbassando lo sguardo dove non è mai sceso in modo impegnato. Allora, cerchiamo di seguire con lo stesso sguardo di Zallot i versi danteschi. Nel capitolo che ho citato, nel settimo, si insiste su un gesto tecnico che si chiama calcazio. È un gesto di tradizione biblica che sta a indicare il trionfo sul nemico ed era impiegato già dai romani. Successivamente, cito dalla Zallot, nell'iconografia medievale cristiana l'immagine della calcazio diviene figura del bene che vince il male, variamente interpretato da persone, animali reali o mostruosi e cose, con la conseguente raffigurazione di Cristo che calpesta il male o di santi che schiacciano il drago, con il Cristo Victor che schiaccia il diavolo. È un'immagine assai diffusa negli affreschi, soprattutto negli affreschi medievali. Il discorso si fa ancora più interessante se si guarda a una tradizione che fa capo a Prudenzio, la psicomachia. Scrive Zallot, e cito: «L'ambito iconografico, che vede all'opposto la donna vittoriosa e calpestante, è quella del trionfo delle virtù. Il tema è ispirato alla Psicomachia di Prudenzio, poema composto alla fine del V secolo, che narra, appunto, lo scontro allegorico dei vizi e delle virtù.
Nelle traduzioni figurate, anche di illustrazione al poema, l'esito della lotta è visualizzato mediante una giovane donna in armatura e armata, una virtù, che calpesta l'antitetico vizio, a volte umanizzato, altre diavolo o mostro. Sarà utile osservare che nella Psicomachia, dopo che nello sconto la superbia viene fatta cadere da cavallo, ecco, questa è una delle raffigurazioni più frequenti, sono rievocate le parole scritturali, appunto, secondo le quali appunto i superbi vengono abbassati e gli umili vengono innalzati. Quella che vedete qui è appunto una raffigurazione di un manoscritto, ma l'immagine della superbia che cade da cavallo, che viene disarcionata e quindi fatta cadere, è diffusa un po' ovunque. Questa la trovate in una scultura, una formella della appunto, la cattedrale di Chartres. Ora, tornando alle pagine di Zallot, segue il richiamo, ancora più interessante, a un ciclo di affreschi sul trionfo delle virtù. Il primo dei quali è un ciclo di affreschi che è conservato nell'aula gotica nella Basilica dei Santi Quattro Coronati a Roma. Come vedete, in questo ciclo di affreschi trovate la personificazione, l'allegoria dell'umiltà, sulle cui spalle siede David, e l'umiltà schiaccia una figura. Nel cartiglio si legge una delle immagini tradizionali, appunto, dell'umiltà che viene innalzata. Quindi la calcazio dell'umiltà su una figura probabilmente superba. Ma c'è di più, perché l'affresco in questione risale al XIII secolo. C'è di più perché la Zallot cita anche un altro affresco utile al nostro discorso del XV secolo, conservato a Benevento, appunto, nella chiesa della Santissima Annunziata in Sant'Agata dei Goti. Questo affresco è utile perché si osservano le virtù, tutte le virtù che schiacciano i corrispondenti, calpestano i corrispondenti vizi. E si parte sulla sinistra, vedete, c'è l'umiltà che schiaccia la superbia. Allora, tutto questo discorso potrebbe essere generico, perché di fatto qui non abbiamo l'umiltà, soltanto l'umiltà che schiaccia la superbia. Ma il discorso si fa più interessante se invece di guardare esclusivamente alla tradizione figurativa, guardiamo invece ai testi patristici e letterari, che operano una selezione ben precisa. Cioè, nei testi patristici, nei testi successivi, soprattutto in natura letteraria, è l'umiltà che calpesta la superbia, a partire da Agostino, Sermone 35, dove si leggono una serie di vizi ai quali corrispondono verbi. E cito: sed cum dei auditorio calcare superbiam, abominari luxuriam, aborrere falsitatem, despicere avaritiam, e così via. Lo stesso Agostino nelle epistole utilizza l'espressione superbia calcanda. Quindi il verbo calcare è un verbo di esclusiva pertinenza relativo alla superbia. Da Agostino in poi, dunque, l'espressione calcare superbiam conosce una diffusione molto ampia. Potrei allegare una lista piuttosto estesa, ma qui cito autori come Bernardo di Chiaravalle, in cui parla appunto di un passo in Umelia, parla appunto di fugit amorem firmat, fugit furorem firmat amorem calcat superbiam. Oppure San Pier Damiani, che nel De Perfectione Monachorum inizia dicendo calcate superbiam. Non solo nei padri della Chiesa, perché ad esempio nella Vita e morte di Ezzelino Romano di Rolandino si legge superbiam calcat pedibus, fino a Enea Silvio Piccolomini, in cui si parla appunto di domuit avaritiam calcavit superbiam. Non mancano naturalmente attestazioni in volgare. Nel Cassiano volgarizzato si legge: Dio comincia a signoreggiare in noi per buono olore delle virtù, e poi che regna in noi la castità, essendo vinta la fornicazione, la tranquillità della mente soperchia l'ira, e la umiltà accalcata la superbia. E
Domenico cavalca nello specchio di croce del bene, della pace, dice Sant'Agostino, pace e serenità di mente, tranquillità di cuore e legame d'amore. Questa toglie gli rancori, rifrena le battaglie, spegne l'ira, caccia e calca la superbia. L'espressione ha una vita piuttosto lunga, resta per esempio nella teologia mistica di Hendrik Erp del 1400. Nella sua teologia mistica si legge De omni vana gloria et superbia calcanda. È molto probabile che l'espressione calcare superbiam sia nata dall'azione della calcazio, della figura esemplare della superbia, ossia Lucifero. Per esempio in Giordano da Pisa si legge: sì che se l'uomo vuole vincere lo demonio conviene che gli atterri lo capo del demonio, cioè la superbia. E come? Odi che dice più giù che col calcagno suo lo schiaccerebbe, onde la superbia del demonio, lo quale è suo capo, s'atterra col calcagno. Si vede a questo proposito, ecco, io ho portato una miniatura del recto della prima carta di un manoscritto della BNF di Parigi, il latino 64-67, appunto un compendium moralis philosophiae, in cui nella parte inferiore, qui ho ingrandito, trovate l'immagine del diavolo con il cartiglio nella parte inferiore, superbia appunto schiacciato dalla figura in trono. E si potrebbe arrivare, diciamo, fino a tempi più recenti, tra le tante occorrenze, qui ve ne segnalo un'altra che proviene da una scultura ottocentesca, e questo che vedete è il particolare del modello in gesso, il Sant'Ambrogio, appunto conservato presso il portico del cortile principale dell'Università Statale di Milano, dove la superbia appunto viene schiacciata. È un'immagine piuttosto efficace. Insomma, gli esempi potrebbero continuare, ma non è questione di quantità, ma di codificazione di un'immagine e di un'espressione. Insomma, ritengo che l'azione di Dante, la calcazio degli esempi di superbia, che poi interessa la parte più consistente e celebre del canto, si carichi di un ricco e potente simbolismo, autorevolmente legittimato dalla tradizione patristica. Dopo il richiamo alla calcazio, Dante si rivolge ai superbi con tono fortemente ironico: or superbite, via col viso altero, figlioli d'Eva, e non chinate il volto, sicché veggiate il vostro mal sentero, che prevede un registro ora alto, superbite, viso altero, ora basso e via, cioè modo di dire popolaresco, secondo la chiosa di Giorgio Inglese, e con una forte componente ironica ripetuta al verso 102, la ben guidata sopra Rubaconte, perifrasi per indicare Firenze. E figliuoli d'Eva, infine, in quella terzina, è probabilmente un richiamo ai fili Eve del Salve Regina. Vado a concludere. Nel complesso, all'interno del canto, mi pare si istituisca un'attenta e studiata circolarità tra l'inizio e la fine. Circolarità fatta da un lato di richiami simmetrici, il verso 1, di pari come buoi che vanno a gioco, echeggia nel verso 127, come color che vanno. Ma si vede anche il soggioga del verso 101 che richiama il gioco del verso 1. Oppure tra il pinger del verso 6, che ha una corrispondenza con il pinti del verso 126, oppure il dolce pedagogo, che richiama il dolce maestro dei canti precedenti, canti appunto dedicati alla superbia, che si proietta sul duca del verso 136. E dall'altro lato assistiamo anche alla presenza di immagini polari. Il Lucifero, versi 25-26, vedeva colui che fu nobil creato più che altra creatura, a cui si contrappone l'angelo portiere, dei versi 88-90, a noi venia la creatura bella, bianco vestito, e nella faccia quale par tremolando mattutina stella, lo ha osservato Niccolò Maldini di recente, o i piedi che prima calpestano al verso 69 e poi sono spinti al verso 126.
Di questa tensione tra momenti opposti credo si possa ravvisare un ulteriore passaggio nella terzina in cui Dante osserva la differenza tra i canti del purgatorio e i lamenti feroci dell'inferno, ai versi 112-114. E ancora più emblematico pare l'impiego attentamente studiato di due rimanti, lieve e greve, dei versi 116-118, per evidenziare un passaggio da uno stato a un altro, totalmente opposto. L'immagine domestica, in conclusione, con il paragone dell'uomo che si rende conto di avere qualcosa in capo solo dopo i cenni di chi gli è vicino, è essa stessa segno di leggerezza, dunque, rispetto al drammatico e gravoso percorso della superbia ormai alle spalle. In un canto, dunque, dedicato all'abbattimento della superbia, mi sembrava quanto mai necessario concentrare l'attenzione sugli elementi bassi o solo in apparenza tali, in Dante straordinariamente ricchi di significato, quegli elementi che costituiscono il presupposto per l'ascesa. Allora, leggo il canto, come da prassi. Di pari, come buoi che vanno a gioco, m'andava io con quell'anima carca finché il sofferse il dolce pedagogo. Ma quando disse, lascia loro e varca, che qui è bon con la vela e coi remi, quantunque può ciascun pinger sua barca, dretto sì, comandar volsi rifemi con la persona, avvegna che i pensieri mi rimanessero echinati e scemi. I m'era mosso e seguia volontieri del mio maestro i passi, e amendue già mostravam come eravam leggeri. Ed el mi disse, volgi gli occhi in giue, buon ti sarà per tranquillar la via veder lo letto delle piante tue. Come perché di lor memoria sia sovra i sepolti le tombe terragne portan segnato quel ch'egli eran pria, onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza che solo ai pii dà delle calcagne, si vid'io lì, ma di miglior sembianza, secondo l'artificio, figurato quanto per via di fuor del monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato più ch'altra creatura, giù dal cielo folgoreggiando scender da un lato. Vedea Briareo fitto dal telo celestial giacer dall'altra parte, grave alla terra per lo mortal gelo. Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte armati ancora intorno al padre loro mirar le membra di giganti Sparte. Vedea Nembrot a pie del gran lavoro quasi smarrito e riguardar le genti che in senna ar con lui superbi fuoro. O Niobe, con che occhi dolenti vedea io te segnata in sulla strada tra sette e sette i tuoi figlioli spenti. O Saul, come in sulla propria spada qui vi parevi morto in Gelboè, che poi non sentì pioggia né rugiada. O folla ragne, si vedea io te già mezza ragna, trista in sugli stacci dell'opera che mal per te si fe. O Roboam, già non par che minacci quivi il tuo segno, ma pien di spavento nel porta un carro, senza ch'altri il cacci. Mostrava ancor lo duro pavimento come al Meon a sua madre fe caro parer lo sventurato addornamento. Mostrava come i figli si gittaro sovra Sennacherib dentro dal tempio e come morto lui qui vi lasciaro. Mostrava la ruina e il crudo scempio che fe Tamiri quando disse a Ciro sangue si tisti e io di sangue tempio. Mostrava come in rotta si fuggiro gli Assiri poi che fu morto Oloferne e anche le reliquie del martiro. Vedea Troia in cenere e in caverne. O Ilion, come te basso e vile mostrava il segno che lì si discerne. Qual di pennel fu maestro o di stile che ritraesse l'ombre e i tratti chivi mirar farieno uno ingegno sottile? Morti li morti e i vivi parean vivi. Non vide mai di me chi vide il vero, quant'io calcai finché chinato givi.
or superbite, e via col viso altero, figliuoli d'Eva, e non chinate il volto, sicché veggiate il vostro mal sentero. Più era già per noi del monte volto e del cammin del sole assai più speso che non stimava l'animo non sciolto. Quando colui che sempre innanzi atteso andava, cominciò, drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso. Vedi colà un angel che s'appresta per venir verso di noi, vedi che torna dal servigio del dì l'ancella sesta. Di reverenza il viso e gli atti addorna, sicché i diletti lo inviarci in suso. Pensa che in questo dì mai non raggiorna. Io era ben del suo ammonir uso, pur di non perder tempo, sì che in quella materia non potea parlarmi chiuso. A noi venia la creatura bella, bianco vestito, e nella faccia quale par tremolando mattutina stella. Le braccia aperse, e indi aperse l'ale. Disse, venite, qui son presso i gradi, e agevolmente omai si sale. A questo invito vegno molto radi. O gente umana, per volar sunnata, perché a poco vento così cadi? Menocci, ove la roccia era tagliata, quivi mi batté l'ale per la fronte, poi mi promise sicura l'andata. Come a man destra per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubaconte, si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si fenno ad etade, che era sicuro il quaderno e la doga, così s'allenta la ripa che cade quivi ben ratta dall'altro girone, ma quinci e quindi l'alta pietra rade. Noi, volgendo ivi le nostre persone, beati pauperes spiritu, voci cantaron sì che nol diria sermone. Ahi, quanto son diverse quelle foci dall'infernali, che quivi per canti s'entra e laggiù per lamenti feroci. Già montavam su per gli scaglion santi, ed esser mi parea troppo più lieve che per lo pian non mi parea davanti. Ond'io, maestro, di, qualcosa greve levata s'è da me, che nulla quasi per me fatica andando si riceve. Rispose, quando i pi che son rimasi ancor nel volto tuo, presso che stinti saranno come l'un del tutto rasi, fierli tuoi pie dal buon volersi vinti, che non pur non fatica sentiranno, ma fia diletto loro esser suppinti. Allor fec'io come color che vanno con cosa in capo non di lor saputa, se non che cenni altrui sospecciar fanno, perché con la mano ad accertar s'aiuta e cerca e trova, e quell'offizio adempie che non si può fornir per la veduta. E con le dita della destra scempie trovai pur sei le lettere che incise que dalle chiavi a me sovra le tempie, a che, guardando, il mio duca sorrise. Quindi, come al solito, adesso volevo chiedere naturalmente
fare qualche domanda, qualche osservazione. Non c'è nessuno? Volevo chiederti io una cosa forse molto semplice, un po' più ingenua, forse non va più in moda, no? Sui problemi estetici, quando di valutazione estetica, quando noi usiamo l'arte, no? Siamo più attirati dall'illustrazione vita, eccetera, anche perché ad arte abbiamo quel ruolo tutto, però sostanzialmente non ci si trova di fronte a un artista appunto di questa forma, no? D'altro canto però questo è uno dei canti in cui in qualche modo il problema forse si pone, perché non è uno dei canti più accattivanti, insomma, della commedia, però mi pare che sia abbastanza distinto tutto sommato in due parti, e la prima è caratterizzata da questa lunga enumerazione che non è propriamente fatta per andare incontro al nostro gusto attuale. Eppure ai contemporanei doveva interessare tantissimo, no? Tanto vero che ci ricorda molto dal cinema, però quelli che hanno preso davvero a questo punto Boccaccio nella dolorosa visione o Petrarca nei triunfi, no? Quindi il nostro gusto attuale è più difficile. Poi c'è tutta l'ultima parte che invece diventa improvvisamente molto, molto più di pace attuale, no? Dato che anche questa enumerazione poi se si va di sopra al di là della prima impressione, che può essere faticosa per noi, però mostra una perizia particolare, non fosse altro il fatto di riuscire a chiudere in ogni trazzina tutto un episodio, eccetera, no? C'è tutto uno studio di rispondenze, di etiche, anche hai messo in evidenza. Ecco, allora volevo dirti, chiederti così semplicemente, tu come vedi questo tipo di problema? Grazie. Eccomi, grazie. E, dunque, mentre rivedevo il testo, rileggevo il testo e cercavo di visualizzare anche il percorso dantesco, mi tornavano in mente alcune immagini. Pensavo a Notre Dame a Parigi, sulla cui facciata c'è una corrispondenza perfetta, no? Sei vizi, sei virtù, c'è una simmetria che è molto cara alla cultura medievale e che fa parte di un bisogno di organizzare il materiale. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente qui Dante paga il tributo a una forma mentis tutta medievale. Noi la vediamo anche nella Cappella degli Scrovegni, no? Appunto l'idea delle virtù che ci accompagnano, dei vizi. Dal punto di vista estetico credo che sia un esercizio, sicuramente è un esercizio di perizia. Non saprei dirti se è un esercizio di poesia, crocianamente parlando, però sicuramente è un esercizio di perizia che all'epoca, secondo me, non conosce esempi analoghi, perché appunto scientemente Dante decide di collocare all'interno il blocco della singola terzina un'immagine, come se veramente decidesse di collocarla in un riquadro, come se noi entrassimo in una chiesa e assistessimo appunto a una serie di quadri. E la terzina rappresenta la cornice entro il quale collocare la singola immagine. E non so se ho risposto. Sì, senz'altro. Non so se. Prego. No, è una semplice suggestione. Cioè, pensavo che qui appunto Dante, nei primi due riquadri, no? Cioè, Lucifero e i giganti, si trova a calpestare delle figure a cui lui ha
cioè che lui ha visto nella, alla fine, diciamo, no, del suo percorso infernale, e che anzi addirittura, come dire, no, è dovuto scendere grazie alla mano di uno dei giganti e si è arrampicato lungo le gambe di Lucifero, no? E quindi qui in qualche modo si prende quasi una rivincita, mi viene da dire, no? Cioè questo aspetto di rovesciamento arrivato dall'altra parte invece della Terra, insomma, no, nell'emisfero australe. Niente, era solo questa suggestione. Grazie. Dunque, rispettando la numerologia di cui parlavamo, il tredicesimo esempio, quello messo in discussione da alcuni, sarebbe Troia? Sarebbe Troia, che però è come se includesse diciamo la storia dell'umanità, diciamo l'elemento conclusivo, cioè tutta una questione che c'è una questione che riguarda anche mi pare il secondo e il terzo, perché Vedea Briareo e Vedea Timbreo, ovviamente, perché appunto in quel caso si sta articolato in due gruppi un'unica immagine. Però diciamo che sì, il problema investe la terzina che inizia con Vedea Troia, però la questione, diciamo, in parte è stata affrontata. E Troia è di fatto uno degli esempi su cui Dante ritorna più volte. Tra l'altro è anche problematica l'individuazione, diciamo, puntuale della fonte dantesca. Io avevo trovato un'immagine simile in Orazio, ma Orazio non è autore conosciuto da Dante, soprattutto le odi di Orazio. Però diciamo sì, la Troia è la terzina con cui inizia Troia, è la terzina che ha creato maggiori problemi per la suddivisione. Ci sono altre domande? Ecco, poi tra questi elementi di rispondenza eccetera c'è questo clamoroso acrostico, insomma, tu ti sei soffermato di meno, forse perché naturalmente quello è un po' scontato, quindi è stato anche molto studiato, però volevo ricordare che anche recentemente ci sono anche nuovi studi, no, sugli acrostici nella Divina Commedia, anche un libro di Paolo Allegretti ad esempio, e diciamo ci sono molti casi in cui si discute naturalmente se sia qualcosa di intenzionale, di casuale eccetera, però questo è un caso invece di una clamorosità enorme, no, insomma, questo 800 in realtà, c'è un'acquisizione sì. Recente. Tutto sommato sì. Recente, sì, 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 sì. Sì, sì. Ma anche questo può essere, adesso è una cosa che mi viene da pensare, un corrispettivo in qualche modo delle presentazioni seriali di queste immagini, no? Nelle figure che erano contornate da cornici, appunto incorniciate in qualche modo, no? E qui c'è l'elemento seriale della ripresa. È strano, ecco, io questo non sapevo che sia stato identificato così, così recentemente, perché è clamoroso, insomma. Cioè, i commentatori antichi, nessuno accenna a questa... Che abbia identificato l'acrostico. Dei commentatori, dal momento che non mi sono soffermato su questo aspetto, sì, non sì, ho sì, verificato sì, poi la bibliografia. Sì, 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 diciamo, nei commenti si parte da Medini. Sì, strano, sì, infatti, sì, che sia sfuggito ai commentatori medievali. Non è escluso, appunto, che magari io non abbia visto bene. E che avevano una sensibilità sì, anche sì, 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 superiore sì, per questi aspetti. Insomma. Però io avevo cercato di concentrarmi su alcuni, diciamo, degli elementi che mi sembravano degni di essere indagati in maniera un po' più puntuale rispetto a quelli, insomma, che sono già vulgati e certo, conosciuti. Ecco, allora se non ci sono altri interventi, ringraziamo tanto il professor Crimi.